Pac, il nuovo canale di Fulvio Abate. La bellissima gente ha deciso di trascorrere una Pasqua culturalmente significativa. Per questa ragione hanno pensato bene di fare ritorno in un luogo che molti anni fa, come potete vedere, Cesare Zavattini e Gianni Berengo Gardin vollero visitare e mostrare. Credo si trattasse di Luzzara. Bene, sono tornati con questo libro. Lo trovate cellofanato perché una copia di questo libro è stata offerta a ciascun partecipante a questa iniziativa culturale, ma anche a suo modo ricreativa. Chi sono? È la nostra bellissima gente che fa seguito agli altri amici che sono periti tragicamente nell'incidente aereo che conosciamo al largo delle isole Brioni, mentre si recavano a una battuta di caccia negli stessi luoghi ove il maresciallo Tito amava per l'appunto cacciare. Sono Marinella Zummo, Antonio Sarcicola, Luisa Brunoro, Asia Gianna Cello, Antonangelo Zapparini, Fiorenza Sciolti, Nuto Valle, Chantal Picorli Nevola, Pino Carnaro, Zoe Luppi, Marinella Cianfrone, Enzo Ripolla Santi di Fonca, che ha lasciato momentaneamente il suo agriturismo. Marco e Filippo Cintura, i fratelli Cintura, Manuel Aureliani, Sirio Rossano D'Angelo, Malena Togliatti, Cono Crozzi, Laverne Rossi Casaro, Livio Stuzzi di Licano, Enzo Salvemini. Mi direte, si è sempre detto Salvemini, egli reputi sia più giusto si dica Salvemini. Gipo Pinna, Stella Almirante, Mariuccia Spadacorta, Salvo Corricola di Torretta, Rino Laudanello, Diamante Brucato, Marina Policar, Ubaldo Nirpi Savoca, Jean della Sucanière, Mariella Furcillo, Miro Sbacchi, Rebecca Furciniti, presumibilmente con tutti loro ci sarà Ortensia Colaciopo, l'unica amica che non era lì alle isole Brioni e quindi si è salvata. L'intento è culturale, tornare a Luzzara 20 anni dopo e raccontarlo coi telefonini questa volta. Così la nostra bellissima gente. E questo è PAC, il nuovo canale di Fulvio Abate. Un saluto ai nostri amici della bellissima gente.